tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a parlare di come fare una pulizia accurata ai mobili. Una pulizia che si usa, diciamo, nel restauro, ecco, nel restauro. Diciamo, normalmente chi si occupa delle pulizie in casa lo sa, cioè in commercio ci sono milioni di prodotti di tutti i tipi, no? Poi naturalmente c'è chi dà le sue, diciamo, ricette e se ne vedono, diciamo, di tutti i colori. Se guardate in rete troverete anche delle ricette fatte soprattutto con un ingrediente che secondo me, insomma, meno si usa e meglio è, soprattutto nei mobili di pregio: l'acqua. L'acqua, come sapete, insomma, chi si occupa un po' di ebanisteria o di falegnameria in genere, la stagionatura del legno serve per, appunto, fare andare via l'acqua che contiene il legno. Quindi il legno con l'acqua, più lontani stanno e meglio è. Naturalmente non bisogna essere così talebani, passatemi il termine. Quindi un pochino d'acqua e un po' di sapone va bene, un po' di sapone liquido, una leggera pulizia può andare bene, inumidito e poi passato subito un panno per asciugare. Poi però ci sono alcuni mobili dove non si vuole andare a fare la sverniciatura perché sono i cosiddetti mobili patinati, che hanno già una patina, cioè hanno quella patina dovuta appunto all'invecchiamento, che andandolo a sverniciare completamente o a carteggiare completamente farebbe perdere di valore al mobile stesso. E quindi si va a fare una pulizia che non è la solita pulizia così, con l'acqua e il sapone, diciamo, si può anche provare con l'acqua e il sapone, se il mobile è leggermente sporco si può provare, però alcune volte è necessario andare a pulire un po' più approfonditamente. E quindi io, nella mia piccola esperienza, perché non sono restauratore, però qualcosa ho fatto, una ricetta appunto che ho trovato su un testo inglese tradotto in italiano per il restauro di mobili antichi è questo qui, che tradotto dall'inglese si chiama pulimento imperiale. Pulimento imperiale come si prepara? Si prepara con pochi elementi, però diciamo sono importanti. Andiamo su. Allora, la prima cosa che ci serve, che la ritroviamo sempre in tante preparazioni, è l'essenza di trementina. L'essenza di trementina, io ho uno schema di preparazione che lo scrivo sempre qui per non dimenticarlo. Quindi essenza di trementina 200 ml. Prendiamo il nostro imbutino e lo mettiamo dentro. Prossimo ingrediente è l'alcol 100 ml. Io uso questo qui, l'alcol al 99%, credo che possa andare bene anche l'alcol normale, avrà un po' meno forza. Quindi 100 ml di alcol. Un po' di acido acetico, 50 ml, io l'ho già messo qui dentro la siringa, lo butto dentro. Quindi acido acetico, potete anche metterci l'aceto che trovate in casa, fregate alla vostra moglie, aceto di vino bianco. Poi l'altro ingrediente che è importante è il sapone da cucina, cioè il sapone liquido. Sapone liquido che io uso quello da cucina. Ce ne vogliono 25, ricetta dice 25 ml, quindi non è che sia importantissimo la precisione assoluta. Altra sostanza importante è questa, erizidol, che è praticamente quello che serve per lucidare i metalli. Anche questo ce ne va, vediamo un po',
25 ml, 25. L'ultima cosa che andremo a mettere è l'ammoniaca. Basta, diciamo, un 5 ml, un tappino e mezzo all'incirca, sono 5 ml. Andiamo ad agitare, emulsionare un po'. Vedete, è un'emulsione quindi lattescente che possiamo usare per la pulizia dei nostri mobili. Ora vi farò vedere un piccolo esempio per vedere come funziona. Ecco, andiamo a fare una prova su un cassetto di un mobiletto che avevo in casa, insomma, non è che sia proprio sporchissimo perché viene pulito normalmente, però proviamo lo stesso. Quindi andiamo a spargere il nostro pulimento, chiaramente più andiamo a prendiamo una parte pulita del tamponcino. Andiamo, no? Con movimenti rotatori. Come vedete, pulisce bene e già gli dà anche già una certa lucidatura. Una volta passato poi il pulimento, ormai lo chiamo così, insomma, il detergente, possiamo passare un po' di cera e vi assicuro che il risultato c'è. Andiamo a dare un po' di cera. Ora la lasciamo un po' lì e poi dopo andremo a lucidare e vedremo l'effetto finale. Ecco, ora possiamo usare un panno di lana per andare a lucidare oppure anche un panno in microfibra, va bene lo stesso. Quindi che sia pulito. Quindi andiamo vedete come risultato, come si vede meglio la venatura rispetto a prima e come già con una sola passata di cera, una sola passata che bisognerebbe farne almeno due perché vabbè, la prima volta, però così per una pulizia diciamo un pochino più approfondita del normale va benissimo. Ora dal video non si sente, però potete, vi assicuro che è venuto anche bello liscio, insomma. E quindi poi questo per pulirlo tutti i giorni, una passatina con una microfibra che porta via la polvere e basta, insomma, non c'è da farci altro. Questa è una pulizia da fare ogni tanto, ecco, una pulizia un po' più approfondita. Bene, siamo arrivati in fondo al video. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per chi non l'avesse ancora fatto. E vi saluto. E
ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi. Ciao a tutti, arrivederci.